Ciao ragazzi, come va? Oggi ho deciso di fare questo vlog, che non li faccio mai, ma voglio fare questo vlog perché è un'occasione speciale. Praticamente compie gli anni il nipotino del mio migliore amico qui a Malta, quindi adesso andrò da lui, andremo a fargli gli auguri. Ho anche preparato un regalo per lui, gli ho comprato Minecraft, guardatelo lì. Mi sono un po' informato sui suoi gusti, ho capito che gli piaceva molto Minecraft, voleva Minecraft con le mod, e allora bisognava prendergli Java Edition. Perciò adesso andremo a casa di questo mio amico, non ci sono mai stato, quindi vedremo un po' una casa maltese, delle persone maltesi, vediamo un po', insomma, che succederà. Sono curioso, ragazzi, se siete curiosi anche voi, venite con me. Oh no, mi sta per partire la macchina. Benvenuti. Ci stiamo per incamminare, per partire, per muoverci, per insomma assaporare questo momento assieme di familiarità tra persone, cioè questo unirsi e scoprire nuove nuovi canali, nuovi modi di vita, come mangiano i maltesi. Mangeranno solo pastizzi o c'è di mezzo anche una ftira? Non lo so, ragazzi, ditemelo voi. Una ftira. Se c'è una ftira, io vado. Una cosa che mi piace di Malta sono tutte queste belle collinette con queste case. Adesso dovremo vedere anche la città di Medina, una bellissima città antica costruita dagli arabi. Eccola là, comparsa come un castello, sembra tipo un'ambientazione di Prince of Persia. Ci sono già stato, è veramente bella, uno dei posti più belli di Malta questo. Ok, siamo appena usciti dalla macchina, adesso ci apprestiamo a raggiungere il luogo prestabilito. Non so se sarà un agguato maltese, ci aspetteranno sui tetti dei palazzi. Tutto è possibile qui a Malta. Dove si trova? Ora gli inviamo un messaggio, scrivili. Mi sta scrivendo. È arrivato. Come va? Tutto bene? Come mai cambia? Ciao. Ecco, siamo qua con io non sono molto bravo in telecamera come te. Io sono bravo ad Alo. Come va, Raffi? Tutto bene? Tutto ok. Adesso scopriremo le sue abitudini, il suo modo di vivere, cosa mangia, no, aspetta, come si allena. Aspetta, allora, ora praticamente andiamo dove abita mia sorella. Ora lui scende tra 5-10 minuti. Anche lui. Okay. Qua a Malta non lo conosce nessuno, purtroppo, qua a Malta. Sì, ma infatti sono andato a Malta per stare un po' più tranquillo, perché in Italia tutti mi saltavano addosso, sì. Cioè una famosità. Preso un colpo. Cioè tipo se tu lo tiri e esplode. Capitano, ah. Ma con come lo scendo? Lo so più. Così prende calore. No, cosa? Soffia, prende calore. Non so come funziona. Cioè come lo sai che sei un drago? No. Pronto? Sempre! Ho messo il bambino. Guarda chi c'è. Guarda chi c'è. Tu hai detto che non ti prendevi. Chi è? Io anche il regalo. Non è Gabby. È da circa 2 anni che me lo dice per Minecraft. Dai, lo vedo felice. Credo che la sorpresa sia andata a buon fine. Ma anche lo sai che c'è là dentro? Lo vogliamo mettere in termini mode e andiamo a vedere. È qui il pro di Alo, vive qua, il campione, leggenda, numero 1. Scusatemi. Sto giocando ad Alo, ragazzi, non possiamo entrare? Sì, sì, certo. No, possiamo entrare. Oh, guardate. Assurdo, cioè guardate che computer, guardate che gamer, guardate il suo controllo.
Lo voglio anche uno così. Posso toccare la tua levetta? Ovviamente, senza slow turn la mia. Ah, si sente che è tutta un'altra roba. Ecco il suo segreto, cioè ecco perché mi batte nelle 1v1. Queste levette sono su quasi usare i trucchi, secondo me, cheat. Queste levette. Attenzione, la maglia. Guarda, no, guarda, devi filmare questo. Presente quello là di Halo Reach, la leggendaria l'avevi presa tu? Sì, certo. Mamma mia. Un vero pro di Halo. Un vero nerd di Halo. Ora il prossimo step è Raffi mi deve dire esatto i miei spec per PC. Okay, aspetta. Vai. Adesso gli settiamo Halo perché... Sai cosa non ho mai fatto io, ragazzi? Sto mousepad ce l'ho da anni. Ce l'ho da anni e non l'ho mai pulito. Perché non so come si fa. Io lo lavo. È un po' con la spugna, però no, così sì, però non si deve mettere in una doccia. Con la spugna sì, lo faccio così. Io lo faccio con la spugna così, poi è sporco però, vedi? Vediamo il suo computer. È un forno, come diceva mio nonno. Vediamo, è buono, Raffa. Sì, dai, è buono, cioè per giocare. Cioè, è buono. È buono. Ma però è buono per i suoi tempi. Per i suoi aia. Questa è la tuta di Halo di Pro, guardate, Mouse Astro. Cioè, guardatela, proprio come un calciatore lui, anche meglio. Assurdo. E adesso lo vedremo giocare. Guardatelo qua, professional. Guarda come si mette le cuffie. Questi anni di esperienza. Avete visto come se le messe? Proprio. guardalo. Questa è un'arma che si usa nei campionati. Eccolo, guardalo. Mamma mia, che assurdo. Si sta camperando, bravissimo. Guardate, si vede proprio che quando è davanti alla telecamera è ancora più forte. Perché devi dimostrare quanto è alfa e a sto gioco. Mi sento come se esatto. Guancia fino all'olografico. Top goal. Dai. Devo farti errare. Porca trota. Non li trovo perché hanno paura di me. Eccolo. Hanno paura di me. Cioè si nascondono. Dai, venite fuori. Che vi devo arare. Tranquilli, non sono Mose, potete uscire. Gabby, mettiti la corsa e prendila. Oh. Beh ragazzi, il torneo underground di Halo finisce qui. Abbiamo già scommesso i nostri soldi. Ho già ricevuto la mia parte. Io ringrazio il campione qua, Mose, per averci ospitato. Trovate i suoi social in descrizione se volete boostare il suo ego. Salute. Noi andiamo. Grazie di tutto. Grazie mille. 30 anni che conosco l'isola, 20 anni in pianta stabile. E se perdi il senso della realtà, viviamo in una giungla, sì. Ma esiste ancora l'umanità. Siete due ragazzi speciali. Grazie di cuore. Abbiamo reso felice un bambino oggi. Minecraft è stato donato. Adesso qua possiamo vedere i residui della festa. Noi il nostro compito l'abbiamo fatto. Adesso si torna a casa gabbiani. E anche questa è fatta. Ragazzi, siamo reso felice un bambino. Have to be your biggest fan.